Il turismo cresce in Regione Lombardia e cresce tanto e si chiama proprio Anno del Turismo in Lombardia. L'asso giocato alla Regione per incentivarlo ancora di più, per incentivare una presenza già importante sul territorio. Iniziato lo scorso 29 maggio, l'Anno del Turismo in Lombardia si concluderà lo stesso giorno dell'anno prossimo. Per l'occasione sono stati stanziati ben 60 milioni di euro andati a costituire il fondo per il turismo e l'attrattività. Da questo punto di vista a Cremona si può fare senz'altro di più, perché anche qui il turismo è cresciuto, ma poco rispetto al resto della Lombardia. Siamo al penultimo posto a livello regionale come tasso di crescita e oltretutto a pochissimi decimi percentuali dal fanalino di coda. Lo rivela il report messo a punto Deupolis, l'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione della Regione, e relativo agli ultimi dati disponibili, quelli del 2015. A fronte di un aumento medio a livello lombardo pari all'11%, i dati rivelano come al primo posto si piazzi Milano, con un più 47,3% degli arrivi e più 41,9% delle presenze. Nettamente distaccata al secondo posto Brescia, rispettivamente con più 15,9% e più 24,5%. Sul podio, al terzo posto, ma nettamente distaccata, Varese, con un più 8,2% e più 5,8% soltanto. Da qui in poi è un testa a testa al ribasso, sino a Lodi, ultima classificata, con un più 1% negli arrivi e un più 0,5% nelle presenze, di pochissimo superata da Cremona con un più 1,3% e un più 0,9%. Speriamo insomma che i 60 milioni messi a disposizione dalla Regione servano anche a Cremona per rilanciarsi, perché c'è davvero bisogno di una bella scossa. Da questa sera, per ogni fine settimana fino a settembre, sarà possibile vivere l'emozione di una crociera sul Po sulla nave Lucciolo della flotta di Navi Po, in compagnia degli amici e allietati dalla musica e dalla cucina dello chef Napponi. Gli itinerari proposti in questo caso vanno da Cremona verso il Piacentino e il Parmense ed offrono la possibilità di interscambi bici-barca, nonché visite ai tesori d'arte dei comuni sulla tratta Cremona-Monticelli-Casalmaggiore. Sono previsti sconti per chi sia in possesso dell'apposito buono giovedì d'estate. Stasera fino alle 21:30 Pizzighettone torna la manifestazione Una notte d'altri tempi, visita guidata attraverso un percorso fra le antiche mura, comprese torre e prigioni, illuminate con fiaccole, come documentano queste immagini realizzate dal gruppo Volontari Mura, promotore dell'iniziativa in collaborazione con la Proloco e con il gruppo teatrale Le Stanze di Igor. Saranno personaggi in costumi cinquecenteschi a raccontare vicende e aneddoti più accaduti in passato, nonché ad accompagnare il pubblico attraverso i suggestivi itinerari tra storia, cultura e tradizione. Da questo sabato torna il Cremona Summer Festival. Due concerti in scaletta d'ingresso libero, stasera alle 21, quello dell'Orchestra Sinfonica Giovanile del Medio Reno, diretta da Markus Pferscher, e domani alla stessa ora quello della Viotta Symphony Orchestra, diretta da René Gulikers. L'Orchestra Sinfonica Giovanile del Medio Reno, austriaca, vanta ben 75 componenti e si è già esibita anche con star internazionali come Martin Böttcher, Johnny Thompson o gli austriaci Alexander Zwete e Christian Kolonovics. Il repertorio vanta brani di musica classica, contemporanea, tango, musica da film, gospel senza disdegnare rock e pop. L'orchestra ha già girato il mondo: Italia, Corsica, Svizzera, Ungheria, Grecia, Svezia, Russia e Stati Uniti. La Viotta Symphony Orchestra, invece, olandese, conta musicisti di età compresa tra i 14 e 20 anni. Il loro repertorio va da Brahms a Tchaikovsky, da Stravinsky a Shostakovich. Molte le tournée già effettuate all'estero. Entrambi i concerti saranno eseguiti nel cortile Federico II o, in caso di maltempo, presso l'auditorium della vicina Camera di Commercio. Al via quest'oggi alle 18 anche la mostra En Confiance, allestita presso l'ex Borsino alla Camera di Commercio di Cremona, in via Solferino. Si tratta di uno spazio ideale in cui far dialogare esperienze espressive diverse, aventi al centro la musica come forma di linguaggio universale, espresso in questo caso attraverso lo strumento a corda di tradizione cremonese. La mostra resterà aperta sino al prossimo 6 agosto. Domani in Corso Campi e Galleria 25 aprile torna la rassegna Le quattro stagioni di Cremona, organizzata per promuovere antiquariato, artigianato, prodotti locali e biologici, iniziative culturali e conferenze, oltre ad uno spazio giochi attrezzato per bambini. Secondo l'assessore alla rigenerazione urbana Barbara Manfredini, l'iniziativa ha lo scopo di accrescere la qualità dell'offerta attraverso una programmazione per l'intero anno, tesa a valorizzare le produzioni locali. Un tuffo nel passato, il tema proposto domenica, con il tradizionale mercatino dell'usato nell'antiquariato, aperto fino alle 19 di domani, con mobili, soprammobili, gioielli, orologi, libri, riviste, francobolli, dischi e tanto altro ancora.